La NATO invita il Montenegro a diventare il suo 29esimo Stato membro. La decisione è stata formalizzata dal segretario generale Stoltenberg nella seconda giornata del summit tra i ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica in corso a Bruxelles. L'adesione potrà avvenire dopo il negoziato di accesso e la successiva ratifica dei parlamenti dei 28 Stati membri. Il segretario generale dichiara: l'appartenenza alla NATO sarà positiva per il Montenegro, ma anche per l'Europa e per tutta l'alleanza, quindi benvenuto. Il ministro degli esteri di Podgorica risponde: credo che questo invito sia un grande incoraggiamento per tutti i paesi che aspirano a entrare nella NATO ed è una notizia particolarmente buona per i Balcani occidentali, perché un altro paese dell'area che entra a far parte della NATO significa un forte contributo per la sicurezza e la stabilità dell'intera regione. Ma non tutti la pensano così. Mosca, che aveva già espresso più volte la sua contrarietà definendo l'allargamento della NATO una provocazione, minaccia di bloccare i progetti comuni con il Montenegro.